Ciao di Kra Pompifana e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Circa 80 cani e gatti sono stati salvati da una casa nel distretto Krong Samhua di Bangkok, dove sono stati rinchiusi in gabbie da persone che chiedevano donazione per nutrirli, ha detto la polizia. L'operazione di salvataggio è avvenuta dopo che la Watchdog Thailand Foundation, il cui acronimo è WDT, ha ricevuto denunce da parte dei residenti locali, secondo cui un gran numero di cani e gatti erano stati rinchiusi in una casa presso la Suite 2 Housing Estate nell'area di Kanayao nel distretto di Krong Samhua. Erano tenuti in casa da persone che chiedevano donazioni pubbliche per prendersi cura di loro. I funzionari del WDT hanno contattato la pazzia di Cannaia e il dipartimento del bestiame. Venerdì la polizia è andata a casa e ha trovato una donna che raccoglieva le carcasse di alcuni gatti morti. Si dice che fosse la proprietaria della casa che ha aperto un account Facebook per chiedere donazioni. La donna ha chiesto alla polizia di risparmiare la donazione legale. Quando la polizia gli ha detto di restare e aspettare l'arrivo dei funzionari del WDT, del Dipartimento del Bestiame, la donna è salita su un'auto, si è tagliata un braccio con un coltello ed è andata via, prima di sbattere l'auto contro il muro del complesso residenziale. La donna, che la polizia non ha identificato, è stata ferita e ha perso conoscenza nell'incidente. È stata portata in ambulanza in ospedale per le cure. Cosa hanno scoperto nella casa volontari per il benessere degli animali e agenti di polizia durante i raid di venerdì? Sono tornati sabato. Insomma, giustamente per il lavoro bisogna anche inventarselo. Quindi c'era questa banda capeggiata da questa donna che rapiva cani e gatti e poi chiedeva il riscatto per poterli accudire. Certo, perché non è che ci sono, a differenza di noi dove ci sono i finanziamenti, per esempio qua per aprire un canile o un gattile, il comune dà finanziamenti, là è molto più allo stato brado, quindi cercavano di chiedere soldi mettendo avanti questi poveri animali, comunque. Per questo articolo è tutto, Kukumma Krapa mi ha seguito, allora poi mai, prossimo video, ciao ragazzi, buona giornata.